essere l'equipe è la vita, a parte il mio lavoro, ma è come fa parte della mia vita, è integrale. Ci siamo conosciuti con l'animazione e poi è diventato PS L'Equipe. Io per 35 anni ho fatto animazione e PS L'Equipe. Perciò per me è il cuore, l'anima, tutto. E come tale la difendo e l'aiuto a migliorarsi per i nostri ragazzi, per tutto. Perciò la PS L'Equipe non me la tocca. PS L'Equipe, innanzitutto è una creatura nostra, è nata 20 anni fa tra il sottoscritto, tra Michela Masi e Andrea Tocco, e dunque l'abbiamo sempre vissuta come un nostro gioiello e abbiamo cercato di trasmettere quelli che sono i nostri valori a tutti i ragazzi che sono passati con la nostra agenzia. Valori di amicizia, di solidarietà, di voglia di lavorare, di far bene, di rappresentare un'azienda che è sana e di conseguenza abbiamo sempre messo anima e corpo in questa esperienza. E spero che parecchi ragazzi, ma devo dire che i risultati sono molto confortanti, c'hanno sempre, anche quelli che hanno già smesso di lavorare con noi, ci hanno sempre testimoniato che questo messaggio gli era arrivato dritto al cuore. Cos'è per me PS L'Equipe? Che dire? PS L'Equipe per me è sicuramente la quotidianità. Da 20 anni a questa parte è la quotidianità. Ma nello stesso tempo è anche la novità di ogni giorno. È la fatica del lavoro e la passione che mi dà il divertimento. Potrei dire. Possiamo rifarlo, mi stanno chiamando. Allora, scusate. Pronti? Ciao. Allora, ci riproviamo. Non vorrei apparire noiosa, ma insisto nel dire che è per me la quotidianità degli ultimi 20 anni, nonché la novità di ogni giorno. Sono l'unica che lavora in azienda, eh? Ci tengo a precisarlo. No, non c'era Barbarino in linea. Dicevamo, è la fatica del lavoro, ma anche il divertimento che ogni passione dà. PS L'Equipe sono i volti di quei collaboratori che negli anni sono diventati anche amici, ma sono anche i volti di tutti quei ragazzi che costantemente si vogliono approcciare a questa nuova attività, a questa nuova professione. È qualcosa in cui credo, qualcosa che vorrei fosse riconosciuto ad altri livelli, perché è una professione nel turismo che dà la possibilità di crescere. Alcuni di noi ne sono testimoni, ma molti altri, purtroppo, pur avendone le qualità, magari si sono persi nei meandri della burocrazia, delle fatiche, che poi, vabbè, tutti i giorni la nostra cronaca e i nostri telegiornali ne parlano. Ma vorrei chiudere dando un invito, cercando di trasmettere un invito a tutti i ragazzi che ci credono, di continuare, di perseverare, perché chi ci ha creduto ha fatto qualcosa di buono nel settore del turismo. Certo, spero di rivederli presto, quelli che stanno lavorando e quelli che non stanno lavorando, il prima possibile perché voglio che tutti lavorino per il PS L'Equipe. Arrivederci! Ciao ragazzi, a presto. Non stancatevi mai di mettervi in contatto con noi, è sempre un piacere sentirvi.